Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore vi dia pace. Oggi vengo ad insegnarvi una preghiera per la Divina Provvidenza. Una preghiera che si recita soprattutto quando si è nella difficoltà economica. È soprattutto in questo tempo che stiamo vivendo di crisi economica e di carestia. Prepariamoci perché arriverà un tempo di carestia forte e allora è necessario chiedere aiuto al Signore. È Lui che provvede per noi. Chiedete e vi sarà dato, dice Gesù. E oggi veniamo a te, o Signore, e ti chiediamo di assisterci e di risolvere tutti i problemi economici che abbiamo. Iniziamo. Signore, eccomi, sono qui davanti a te e vengo a chiederti il pane e la provvidenza per la mia famiglia. È vero che non di solo pane vive l'uomo, ma tu conosci la mia preoccupazione. Sai che non ho quasi più nulla per vivere, per onorare gli impegni economici, e questo mi toglie la serenità. Aiutami, Signore, muovi il cuore delle persone buone che possano essere il tuo strumento di provvidenza per me e per la mia famiglia. Tutto spero dalle tue mani, perché senza di te non posso far nulla. Signore, tu che nutri gli uccelli dell'aria e vesti i gigli del campo, dona a tutti gli uomini il pane quotidiano e fa che questo non manchi mai sulla mia tavola e sulla tavola di ogni famiglia del mondo. Signore, tutto affido a te e tutto spero dalle tue mani, perché so che tu non mi deluderai mai. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, che il Signore vi dia pace e sostegno economico. Pregate questa preghiera più volte, con fede, con tanta fede. È la fede e l'amore per Cristo che smuove le montagne, che tocca il cuore di Dio e lo commuove. Che Dio vi benedica. Amen.